Cosa? Cosa spero nel mio 2019? Beh, ovvio, fare le big view su YouTube. Ciao, io sono Donka e questo è il mio canale. Nella vita cosa faccio? Lavoro da poco, anche perché da poco mi sono diplomato e quindi prima ero un semplice studente, ora sono un semplice lavoratore. Faccio video da circa un anno, più precisamente dal 2017 del mese di aprile quando pubblicai il mio primo video su GTA 5 online, su gare stunt. Vecchi tempi, mamma mia. Come hobby, appunto, faccio video. La mia passione è fare video in cui racconto stronzate, faccio vedere cazzate e dimostro quanto sono demente. Il mio 2018, diciamo, è stato un anno abbastanza focoso, anche perché mi ha riservato molte emozioni per quanto riguarda emozioni positive e emozioni negative. Ora voi state chiedendo perché? Beh, il mio 2018 è stato l'anno in cui ho cominciato a fare le mie prime reaction su alcune canzoni su YouTube. Come trapper che di sicuro talento non ne aveva, no? Però, beh, e trovo anche qualche reaction su alcuni talenti. Questo mio 2018 mi ha fatto conoscere un sacco di persone, anche qui su YouTube, alcuni ragazzi con cui gioco alla PlayStation, li ho conosciuti grazie a YouTube. Invece, per quanto riguarda l'età sociale, il destino mi ha riservato una grande cosa, ovvero di conoscere Alessia, la mia attuale fidanzata con cui condivido la mia vita. Ciao amore. Lo so che mi stai guardando. Fatto sta che ho fatto alcuni video con lei, uno in cui ve l'ho presentata, altri invece un po' più dementi, con cui ho fatto alcune challenge come Obbligo Verità, in cui gli feci annusare, mi ricordo che gli feci annusare il mio calzino e lo annusai anche io quel calzino e puzzava, cioè puzzava davvero, cioè. Questo mio 2018 è stato un anno nero per quanto riguarda litigi con amici e anche con Alessia, con i miei genitori, però è stato anche bianco in alcuni ambiti, proprio bianco, proprio per di fatto, proprio nel vero senso della parola. Il mio 2018 è stato un anno in cui ho scoperto la mia vera identità. La mia vera identità perché? Perché ho scoperto di essere su un'altra sponda. No, scherzo ragazzi, scherzo. Come ben sapete, se mi seguite da un po' di tempo, sapete che in questo 2018 mi sono fatto truccare dalla mia carissima fidanzata e non vi dico l'imbarazzo che ho avuto nel pubblicare questo video. Che però diciamo che mi ci sono sentito bene in quei. Sto sempre pazzando, io sto sempre pazzando. Non team puntino in coppa e io non sono governo. Fatto sta che in quel video veramente mi sono divertito un sacco. Il mio 2018 inoltre è stato un anno in cui ho fatto la mia prima critica su uno youtuber, cosa che non ho mai fatto su YouTube, ma stavolta ci volevo perché mi spastirato, stavo vedendo certe cose che non mi piacevano. Stavo vedendo certe cose che non mi piacevano per chi non mi capisse. Fatto sta che ho fatto la mia prima critica su Riccardo Dose. Vabbè, non ci volevo, cioè, nel senso. Andiamo avanti. Questo mio 2018 è stato un anno in cui ho, diciamo, avuto contatto con qualche youtuber davvero famoso come Dexter, che mi rispose ad un commento sotto a un video di. In realtà io mi spammai sotto al video di Muji. E mi rispose Dexter. E cioè, voglio dire, la mia faccia fu tipo: cosa? Dexter ha detto questo su di me? No, non ci credo. E anche nello stesso anno, cioè sempre 2018, ho incontrato Carmine Migliaccio in una live. Per chi mi segue da appunto. Alcuni mi seguono grazie a Carmine Migliaccio, nel senso che si sono iscritti grazie a lui. E quindi, ragazzi, a voi che state guardando questo video, vi dico grazie, grazie di tutto, veramente. Grazie ancora. Vi ricordate quanti grazie vi ho detto precedentemente? Ecco, sono gli stessi che vi dico ora. Inoltre, quest'anno, nel 2018, ho fatto un video contro il bullismo. Uno spot per la Mediaset, per la Rai, per Sky, per TGcom e per nessuno. Voglio ognuno, nessuno mi cago. Comunque l'ho fatto per me stesso perché mi andava di farlo. Grazie al mio collaboratore di YouTube che trovate il link in descrizione del suo profilo di Instagram, vi consiglio di seguirlo. Comunque fatto sta abbiamo fatto davvero una cosa bellina contro il bullismo. Il 2018 è stato un anno in cui feci il mio primo scherzo a mio padre. Quello che mi è rimasto impresso è le parole che lui ha dedicato a questo scherzo e alla sedia che mi stava per buttare addosso.
Poi vabbè, quest'anno ho fatto anche ho dedicato alcune parole sui dissing che ci sono stati tra Sapio, YouTube fa cagare, sempre con Riccardo Tose, quell'altro, quell'altro. Vabbè, è stato un anno, per questo dico focoso, ragazzi, è stato un anno in cui ci sono state tantissime cose. Io spero che il 2019 sarà ancora più focoso, ragazzi. Spero che la nostra famiglia da 1089 iscritti si raddoppia, triplica, quadruplica e diventiamo una famiglia gigantissima. Ed ora, ragazzi, ed ora chiedete che fine ho fatto. Precisamente, ragazzi, sono qui sul divano, ma se volete sapere proprio più precisamente sono in questo determinato punto. Quindi se volete cercarmi sono qui, vi ho dato il mio indirizzo di casa. Ah, come ultima sorpresa, per Natale ho ricevuto un iPhone X. Per chi mi segue su Instagram ha visto che, credo che abbia visto, che ho pubblicato alcune foto del mio cellulare. E in realtà, se devo essere sincero, sto registrando proprio con l'iPhone X per vedere come vengo in video. Quindi pubblicherò alcune foto qui e qui del mio iPhone X. E ragazzi, vi consiglio di seguirmi su Instagram per non perdervi delle mie avventure del 2019. E ragazzi, spero che il vostro 2019 sia un anno fatale, un anno in cui realizzate i vostri sogni. E inoltre, come vorrei farlo io su YouTube, tra l'altro. Inoltre, ragazzi, vi lascio con un buon 2019 a tutti. Vi amo, vi adoro e siete la mia famiglia.